Ravenna 2016, fare i conti con l'ambiente. Siamo con l'avvocato Valeria Bortolotti che ci parla dell'alta scuola di formazione sulla gestione dei rifiuti e ci parla dell'approccio a livello legale. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Questa è un'iniziativa relativamente giovane, nuova per l'AveLab Ravenna 2016, si colloca nell'ambito di un percorso già avviato in realtà da qualche anno in materia di gestione rifiuti e formazione in gestione dei rifiuti, con questo approccio sinergico che anche dal punto di vista giuridico è in grado di tradurre quelle che sono i gap che possono esistere fra una regolazione normativa astratta, generale, teorica se vogliamo per molti punti anche nebulosa, con quelle che sono le difficoltà che gli operatori hanno tutti i giorni, creando quindi una nuova dimensione di dialogo tra quello che è un approccio giuridico astratto e finalizzato a disciplinare tutta la normativa ambientale negli aspetti futuri e quello che invece è la realtà operativa delle aziende, ma anche dei tecnici del settore nel quotidiano. Quindi diciamo che questo ponte, questo tavolo di confronto multidisciplinare, multilivello, viene così valorizzato in una formazione più strutturata rispetto all'edizione precedente, che appunto questo corso di alta formazione in gestione dei rifiuti. Quindi sotto questo profilo abbiamo una nuova aula di confronto in cui condividiamo poi anche con i partecipanti le eventuali criticità che vengono sollevate. Quindi un approccio molto operativo e pratico. Assolutamente sì, perché spesso quello che si riscontra in questa materia è vero, la norma è dettata dal legislatore, da giuristi, però dal punto di vista operativo deve trovare una concreta applicazione. Quindi ciò che noi cerchiamo di fare è creare un linguaggio comune in cui ciò che la norma dice, ciò che il diritto dice, trova poi un riscontro applicativo effettivo e fattibile in termini non solo di costi ma anche di opportunità.